Fattiitaliani.it incontra stasera l'attrice Francesca Inaudi. Grazie Francesca di questo incontro. Grazie a voi. Ecco, ti vediamo negli schermi ultimamente nel cinema italiano con un film, una commedia che si intitola Come trovare nel modo giusto l'uomo sbagliato. Una commedia leggera, anche tu ne parli in modo disinvolto nel tuo sito, vero? Sì, assolutamente. Purtroppo siamo rimasti in sala troppo poco perché il pubblico potesse fruirne, era un periodo un po' infelice, è uscito il 26 di agosto, però insomma quelle due settimane ho avuto un buon riscontro di pubblico nonostante fosse un periodo abbastanza difficile. Questo magari forse capita un po' a tante pellicole italiane, purtroppo, vero? Purtroppo, quindi insomma era un film molto carino, speriamo che abbia maggiore fortuna all'uscita in DVD, insomma. Senti, a proposito di film, ecco, della distribuzione, c'è un altro film a cui tieni e che è uscito o che uscirà in Francia, sì, vero? Sì, è uscito in Polonia, in Brasile, si chiama diciamo, il titolo si è modificato da quando era la sceneggiatura, adesso si chiama Il viaggio di Lucia. Sì. È un film girato in Argentina, protagoniste io e Sandra Ceccarelli, insomma, speriamo che prima o poi, come al solito, insomma, trovi anche una distribuzione italiana. Ecco, ecco appunto, stai dimostrando che sta avendo molto successo. Questo fa piacere, a volte il cinema italiano non è proprio un'isola felice. A proposito di isola, tu hai avuto parecchie soddisfazioni con un cortometraggio che si intitola Insula. Esatto. E che ricordo hai di quell'esperienza? Ma freddo. Che abbiamo girato all'Isola Bella e faceva molto freddo, era umidissimo, però è stata un'esperienza molto interessante. Trovo che il mondo dei cortometraggi sia un mondo che vada sostenuto perché è uno dei pochi, delle poche culle per giovani registi, anche attori sconosciuti, e molto spesso si vedono cose molto belle. Il film, cortometraggio, adesso parliamo anche di un video musicale. Vabbè, quello è stato un gioco proprio, ecco. Abbiamo giocato per un giorno con i manetti e mi sono divertita molto, insomma, a fare questo video per Max Pezzali, che è una canzone che poi è andata a Sanremo. Però, insomma, sono proprio universi paralleli quelli dei cortometraggi e dei videoclip, che ogni tanto è bello visitare. Senti, ci puoi dire qualcosa, anche se magari non tanto, lo so che forse non potrai, su Tutti pazzi per Amore 3? Sarà molto bella, facciamo un salto secondo me di recupero rispetto alla seconda serie e recuperiamo un po', diciamo, quelli che erano i ritmi e i movimenti della prima, e andrà in onda tra non molto, quindi insomma c'è, cioè, da avere solo un altro pochino di pazienza. È una fiction molto canterina. Molto canterina, continuerà ad esserlo. E molto Francesca canterina. Inaudi che cosa canticchia più spesso? Io nella vita? Sì. Un po' di tutto. Ma mi capita anche di cantare lirica, perché sì? Alla scuola di teatro, quando ho iniziato, insomma, studiavamo molto anche opera lirica, musica classica, quindi mi capita anche di cantare quello. È un personaggio tragico dell'opera che ti piace? Qual è? Ma io non amo il melodrammone, non so, sono un amante, non lo so, perché già ce n'è abbastanza di melodramma, io tendo molto al... Amo molto la musica di Mozart, quindi sì, sicuramente se uno deve parlare di personaggi drammatici mozartiani, Don Elvira del Don Giovanni, non lo giochiamo molto. Francesco, un consiglio, come trovare nel modo sbagliato l'uomo giusto? Non cercandolo, fidandosi del proprio istinto, del proprio cuore e del proprio bisogno, ma in maniera equilibrata. Bisognerebbe essere prima di tutto consapevoli di se stessi e poi le cose belle arrivano. Grazie a Francesca Inaudi. Grazie a voi.